sindaco di Castiglione Torcia, vi saluto, è un piacere vedervi tanti, fare in fretta, perché poi dobbiamo andare a cena, quindi se vi annoio vi annoierò per poco. Ringrazio ovviamente dell'invito, sono venuto davvero molto volentieri, ci hanno portato il direttore Musei, l'assessore, a vedere i vostri gioielli di famiglia. Davvero siamo stati coinvolti e emozionati, perché sono di uno straordinario valore dal punto di vista storico, culturale, e questa appunto è una delle analogie che caratterizza il nostro comune insieme al vostro. Io ovviamente mi associo a tutti i ringraziamenti, vado da me. Vado da me. Fare in fretta, quindi vado da me. Sono, come dicevo, il sindaco di Castiglione Torcia. Castiglione Torcia fa... No, riparto dai ringraziamenti. Mi associo a quelli che ha detto la dottoressa Agnes Brilli, che ringrazio. Mando un augurio al vostro sindaco che riprenda in tempi brevissimi le sue forze e torni ad amministrare il comune. Ho conosciuto Paolo, vice sindaco, l'assessore. Abbiamo ragionevolmente ipotizzato, poi faremo gli atti coerenti e conseguenti per formalizzare questa collaborazione, questi reciproci incontri e un generaggio. Cercherò brevemente di mettere in evidenza, saltando anche per non essere eccessivamente prolisso, alcune immagini che avevo preparato. Allora, io sono il sindaco di Castiglione Torcia, come dicevo, Castiglione Torcia è il comune capofila tra i 5 comuni del Parco della Val d'Orcia, riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO come paesaggio culturale, il comune referente presso il Ministero e responsabile del sito UNESCO della Val d'Orcia. Allora, noi abbiamo tante cose, come avete sentito, che ci accomunano, tantissime, ed altre invece che ci differenziano molto. Allora, ci accomuna il vecchietta, ma non solo, ci accomuna la cultura, la storia, quella che caratterizza la maggior parte dei castiglioni d'Italia, oltre 30 comuni, dove dietro c'è storia, cultura, architettura, e quindi questo ci accomuna. Poi ci sono grandi differenze. Allora, Castiglione Torcia, io sono sindaco, quindi insomma, sono molto orgoglioso di rappresentare la mia comunità, ha un territorio di 14.000 ettari, 140 km quadrati e siamo poco più di 2.000 abitanti. Ho visto che Castiglione Orona sono 7 km quadrati, quasi 8.000 abitanti. Questo per darvi un ordine di grandezza, il territorio comunale del mio comune è 20 volte più vasto. Abbiamo oltre 140 km di strade bianche, che sono una ricchezza da un punto di vista del paesaggio del territorio, ma sono un debito per la manutenzione, la loro sistemazione e quant'altro. È contrassegnato il nostro comune da 7 frazioni e poi molte altre località. Questo l'ha fatto vedere anche Irene, e il nostro palazzo comunale 1500 Piazza Vecchietta. Insomma, questa ora non si vede, ma è nel palazzo comunale la pietra dove c'è scritto che qui nacque Lorenzo Di Pietro, di Vincenzo, di Lanzo, detto il vecchietta. Ora noi, insomma, non vogliamo contrabbandare un falso storico, ma fino a 50 anni fa non se ne era mai accorto nessuno che non era nato a Castiglione Torcia. Addirittura nel 1881 è stata posta anche questa pietra che appunto diceva che qui nacque, e quindi, però, insomma, noi continuiamo a dire che la tradizione, il sentimento collettivo, beh, insomma, continueremo a dire che il vecchietta è nato a Castiglione Torcia.
Quindi analogie, differenze, territorio molto vasto, pochissimi abitanti, tanti abitanti nelle campagne. Noi abbiamo su 2200 abitanti un territorio così vasto e 450 persone che vivono nei poderi, ora si chiamano casali, ma nelle campagne, in 60 di questi c'è una struttura ricettiva, l'agriturismo. A me piace spesso ricordare questo. Io sono figlio di mezzadri, per i più giovani, se non sanno cos'è la mezzadria, è quello status sociale che nell'alto medioevo superò la servitù della gleba e che comunque era uno status sociale e di rapporto di lavoro col proprietario della fattoria, che da noi era appoderata, e il mezzadro viveva là senza diritto sociale e diritto di cittadinanza. Questo è durato fino agli anni 60. Mio babbo e mia mamma erano mezzadri, si sposarono e tornarono al paese. Sono nato negli anni 50, ricordo come testimone diretto la realtà del nostro comune negli anni 50, anni 60, gli anni del grande boom economico, spopolamento delle campagne, l'agricoltura, miseria, arretratezza, economia debole, fuga, via. Si partiva, si andava a lavorare a Firenze, a Milano, in Lombardia, in Svizzera. Oggi, e l'agricoltura era sinonimo non solo di arretratezza culturale, ma di miseria e di povertà. Dopo pochi decenni, per anche delle dinamiche che spesso sono difficilmente spiegabili e che nessuno di sicuro aveva previsto, programmato, l'agricoltura e la ruralità assumono un ruolo diverso, un sentimento collettivo sempre più diffuso ci arriva a far dire che il benessere della vita, che era contrassegnato negli anni 60-70, fine degli anni 80, dal lavoro nelle città, nell'industria, ci fanno dire invece che un nuovo sentimento collettivo che rivalta i prodotti a denominazione di origine, l'agricoltura come luogo del benessere e della qualità della vita, gli spazi ampi, tra l'altro ci ha detto anche questi due anni di tragedia che abbiamo vissuto, che ci dobbiamo stare, come dire, molto più distanti, e quindi le realtà come le nostre assurgono ad un ruolo che era inimmaginabile fino a pochi decenni prima. Ed allora una realtà come la nostra, pensate, nell'anno 1951 aveva il mio comune oltre 5.000 abitanti, nell'arco di due decenni rimangono 2.000 abitanti, poco più. Oggi si riesce a malapena a mantenere questo livello demografico che è essenziale per il mantenimento dei servizi che deve erogare ai cittadini, la scuola, il trasporto scolastico, i servizi socioassistenziali. Non voglio qui farvi un pistolotto dove, come siamo abituati noi sindaci, ci si lamenta di tutto, no? Ma è veramente un problema molto importante che ci troviamo a dover affrontare appunto come amministratori. Avevo preparato anche un po' di fotografie di quelle che sono anche da noi le nostre testimonianze storiche, le nostre bellezze che ci vantiamo di avere, ma insomma scorro velocemente per arrivare alla Val d'Orcia, il parco artistico naturale e culturale della Val d'Orcia, composto da questi cinque comuni: Castiglione d'Orcia, che è il comune capofila, Montalcino, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia. Alcune immagini per farvi vedere la Val d'Orcia, che appunto, ecco, questo per esempio è un casale che era, oggi è uno delle migliori strutture ricettive della Val d'Orcia, si vede bene da Castiglione d'Orcia, è nel nostro comune, si chiama Poggio Covili. Io ricordo bene quando lì c'erano le pecore, le vacche, i suini. Oggi è una delle strutture di accoglienza tra le più qualificate, questa è una delle icone della Val d'Orcia, tra le più fotografate. Questo per dire quanto...